Sventola con il Vesuvio sullo sfondo la bandiera della Palestina. Sembrava fosse vento di tempesta all'inizio, quello che accompagnava la manifestazione organizzata sabato sul lungomare di Napoli in segno di solidarietà della popolazione di Gaza, con gli scontri tra polizia e una cinquantina di manifestanti che avevano dato vita a un blitz davanti alla sede del consolato americano in Piazza della Repubblica. Terminato il flash mob con gli attivisti sdraiati con lenzuoli bianchi sporchi di vernice rossa, caricati quindi dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, si è ristabilito un clima di serenità. Chiara Capretti dell'ex OPG spiega i motivi della protesta. In questo momento a Gaza viene bombardato l'ospedale di Al-Shifa, senza elettricità, con centinaia di persone ricoverate che non hanno più possibilità di essere attaccate alle macchine. I crimini di cui Israele si sta macchiando, di cui si è macchiata anche in passato, sono ingiustificabili. Noi chiediamo che si intervenga immediatamente per un cessate il fuoco immediato e per un'immediata soluzione politica che richiede la giustizia e pieni diritti al popolo palestinese. In un lungomare presidiato come una zona militare dalle forze dell'ordine, circa 5.000 persone hanno poi accompagnato in un clima di pace la bandiera gigante della Palestina per il corteo previsto. Abdel Elmir, presidente del Movimento Immigrati e Rifugiati di Napoli. Napoli si è sempre dimostrata solidale con il popolo palestinese, perché la Palestina oggi interpreta un sentimento di riscatto, un sentimento che da 75 anni brucia in quella terra e che per molti popoli del mondo oggi sta rappresentando un modello per dire no all'ingiustizia, un modello per dire basta, siamo stufi di questa prepotenza che sta avvenendo in quella terra, perché siamo al 36esimo giorno di bombardamento, siamo davanti a un genocidio che sta avvenendo in diretta e nessuno Stato europeo occidentale sta riuscendo a fermare questo massacro.